Vi siete mai chiesti cosa vuol dire economia circolare? L'economia circolare è un modello di sviluppo economico in cui i materiali e i prodotti vengono ideati per poter essere riutilizzati, rilavorati, riciclati o recuperati e quindi tenuti in circolo il più a lungo possibile. Se vi siete chiesti come vengono prodotti i vostri beni di consumo, allora avrete probabilmente immaginato un processo di economia lineare. L'economia lineare descrive infatti il modello produttivo dominante a partire dalla rivoluzione industriale, che pur avendo contribuito allo sviluppo economico degli stati industrializzati, ha sacrificato la preservazione degli ecosistemi a favore di un consumismo estremo. Infatti, esso si fonda sull'approvvigionamento e lo sfruttamento ad oltranza delle risorse naturali in un processo detto take, make, dispose. Le risorse sono quindi prelevate, poi lavorate e trasformate per ottenere beni di consumo che noi acquistiamo, utilizziamo ed infine gettiamo via. Di recente affermazione è invece la nozione di economia circolare, volta a sviluppare modelli economici rispettosi degli ecosistemi ambientali e sociali. L'obiettivo dell'economia circolare consiste nel riportare l'economia al servizio della società e dei suoi bisogni, contribuendo ad assicurare alle future generazioni le risorse naturali che il nostro pianeta offre. L'economia circolare presuppone la piena attuazione di tre principi: la riduzione, il riuso, il riciclo. Il modello suggerisce di ridurre l'impiego di risorse energetiche e materie prime, così come la produzione di rifiuti, rendendo i processi produttivi e le nostre abitudini di consumo più efficienti. A tale scopo, però, occorre anche promuovere il riuso di beni e componenti quanto più a lungo possibile, sfruttando appieno il loro potenziale. Quando riduzione e riuso non sono più possibili, entra in gioco il riciclo, che prevede di sfruttare tutti i materiali recuperabili per reimpiegarli in altre attività, così da poter creare nuovi beni senza dover ricorrere all'utilizzo di ulteriori nuove risorse. Lo sapevi che l'economia circolare non è un tema che riguarda solo le imprese, ma che anche tu puoi far parte di questo sistema? Puoi contribuire nel tuo piccolo all'economia circolare, mettendo in atto comportamenti di consumo per favorire una maggiore consapevolezza nella nostra società e indurre le attività commerciali che ci circondano a compiere scelte più sostenibili. Esistono moltissime scelte che ti permettono di ridurre il tuo impatto sul pianeta, ad esempio limitando l'acquisto di nuovi beni e privilegiando prodotti di seconda mano, oppure destinando ad altre funzioni i beni che non utilizzi più. Pensa sempre all'impatto sociale e ambientale che le tue scelte comportano nella nostra società.